Suppongo sia capitato a tutti almeno una volta di spostare qualcosa e non ricordarsi dove la si è messa, o di dimenticare cosa si è fatto in un dato lasso di tempo. C'è chi incolpa la distrazione, chi la stanchezza, chi pensa gli sia stato fatto uno scherzo. La spiegazione è tutt'altra. Come immagino abbiate sentito dire, dopo la morte di una persona può avvenire in casi rari che persone predisposte naturalmente, i cosiddetti medium, o un particolare legame con il defunto, continuino ad avvertire la presenza. Quello che dubito sappiate è che queste persone, se così le si può chiamare anche dopo la loro dipartita, sentono la mancanza della vita terrena. Vorrebbero poter tornare a mangiare, bere, fare una passeggiata, scambiare due chiacchiere, ma sono morti e non possono farlo. Talvolta queste presenze vengono a contatto con qualche persona ancora in vita che trovano interessante, o perché ha abitudini simili alle loro quando erano ancora vivi, o perché dimostrano particolare tendenza al disordine e alla distrazione. O ancora perché si interessano di loro e di tutto ciò che noi vivi definiamo occulto e paranormale. Quando ciò avviene, il trapassato potrebbe decidere di servirsi di questa persona per avvicinarsi un po' alla vita, attraverso il soggetto scelto, che poi non ricorderà assolutamente nulla, per qualche minuto in grado di comportarsi come usava fare da vivo. Perciò, per fare degli esempi, la prossima volta che non ricordate dove avete parcheggiato la macchina, è probabile che qualcuno volesse provare nuovamente la gioia del guidare. O ancora, se un amico vi riferisce di una conversazione avuta con voi di cui non sapete nulla, qualche spirito potrebbe aver avuto voglia di esprimere la sua opinione con quel vostro amico. Ovviamente, lo spirito conserverà abitudini e tendenze che aveva in vita. Se venite presi di mira da un ex scrittore, di sicuro non vi metterete a comporre musica sotto il suo influsso. Insomma, potreste trovare qualche file Word sul vostro PC che non ricordate di aver mai composto. Fortunatamente, di solito queste presenze non rimangono per molto tempo nel nostro mondo. Prima o poi tutte passano dall'altra parte. Perché ho detto fortunatamente? Beh, mi sembrava ovvio. A chiunque può capitare di rimanere sulla terra post mortem. E se lo spirito di un criminale prendesse il controllo di una persona con una carica influente, i risultati sarebbero solo negativi. Ah, per fortuna vi sono solo poche probabilità che ciò avvenga. Ora, scusatemi, ma devo lasciarvi per andarmi a lavare. Ah, proprio non riesco a capire come io possa essermi macchiato di sangue.